e questa sua responsabilità oggi la esprime con la sua partecipazione in un giorno importante per Gela, per la provincia di Caltanissetta, ma io direi per il nostro bel paese. La chiamo sempre Presidente, però voglio dire al nostro onorevole Pagano, onorevole, oggi soddisfatto, la vedo sorridente, un cammino di rinnovamento, in Francia la rivoluzione, in Italia il rinnovamento attraverso il voto, la politica e credere a dei progetti. Credo che ci sia una similitudine, però l'Italia sta dimostrando, il popolo italiano, di avere una svolta e volesse partecipare a questa svolta. L'Italia ha trovato in Matteo Salvini la possibilità concreta di poter continuare a sperare. C'era veramente da buttare tutte le ortiche, da cambiare paese, da perdere ogni speranza, poi è arrivato questo straordinario uomo che da nord a sud sta non soltanto unendo i cuori, ma sta portando avanti un ragionamento politico tutto basato sul buon senso. Non c'è argomento che non è basato sul buon senso. Dall'immigrazione selvaggia, che è un'invasione, che soltanto i radical chic da salotto continuano a difendere, sostenendo tesi improponibili. Ricordiamo che gli extracomunitari oggi presenti fanno qualcosa come il 60% dei reati consumati in Italia, pur essendo un milione di persone presenti rispetto ai 60 milioni di italiani, per arrivare alle somme incredibili che costano e che ovviamente hanno fatto inorridire il nostro paese. Il risultato quindi oggi è che Matteo Salvini sta portando avanti un progetto per l'Italia e per gli italiani. Non è un fatto casuale, infatti, che una delle nostre maggiori battaglie è proprio a un hashtag prima gli italiani. È evidente che qui a Gela ci stiamo confrontando oggi con una classe dirigente nuova, questo è il battesimo, una classe dirigente che non ha mai fatto politica, che per la prima volta ha fatto politica come appassionati, come persone che sono evidentemente state capaci di portare avanti il loro contributo culturale, anche politico, ma sempre dietro le quinte. Per la prima volta ci mette la faccia, quindi gente nuova. E io penso che questo sia un fatto molto positivo, che dobbiamo salutare giovani e soprattutto persone fresche. E mi sento che non sia un fatto da sottovalutare. No? Cantarella, ecco, essere osservatore politico di un movimento che si pone al centro e ha dato risposte con un progetto politico attraverso un contratto con il Movimento 5 Stelle. L'osservatore, Gela, le problematiche gelesi. Ecco, in sintesi, come li può interpretare? No, lei fa un passaggio che è molto importante. Contratto di governo. Ecco, noi se guardiamo le precedenti amministrative siamo andati in coalizione col centrodestra, lì dove è stato possibile trovare la sintesi col centrodestra, o altrimenti siamo andati da soli. Quindi penso che anche su Gela passerà questa linea, non troverete mai un'alleanza per noi, Movimento 5 Stelle, alleanza politica, ma solo appunto un patto di governo come quello nazionale. Quindi anche su queste basi ragioneremo qui su Gela, che è la patria di Crocetta, non lo dimentichiamo, quindi da qui vogliamo con più forza rilanciare quello che è il programma coerente, forza e deciso della Lega, che la forza della Lega e la crescita di questo partito in modo così esponenziale negli ultimi 5 mesi è proprio dovuta alla grande coerenza. Salvini ha dimostrato che è un leader che prende un impegno con gli italiani e non gli interessa neanche se gli inviano un avviso di garanzia, va per la sua strada dritta per l'impegno assunto con gli elettori. Quindi credo che questo è l'unico partito che può prendere posizione sui grandi temi nazionali, come lo fa Alessandro Pagano spessissimo e lo fa bene, senza spaccarsi. Se noi guardiamo, tutti gli altri partiti stanno attenti, perché ogni volta che si parla di famiglia, di immigrazione, di flat tax e compagnia bella, c'è il figo da una parte e il Di Maio dall'altra, preferiscono evitare di affrontare argomenti che sono i temi che gli italiani invece hanno a cuore. Ecco perché la Lega sta crescendo tantissimo. E la sua presenza a Gela che tipo di segnale vuole dare intanto in partenza? Dalla certezza agli abitanti di Gela e come resto dei siciliani che la Lega in Sicilia ha un grande desiderio di rappresentare la brava gente, che ha voglia soprattutto di avere un'alternativa politica. Abbiamo fatto un lungo giro quest'oggi, passando anche ieri per la verità, passando da Bagheria fino a Palermo, poi Monreale, poi siamo arrivati, insomma, tanta bella gente, tanta gente incontrata oggi che ha voglia di un'alternativa che in Sicilia fino adesso non si è vista. Ecco, Gela è una delle città forse che ha patito di più la politica degli ultimi anni, che non ha dato delle risposte importanti per il territorio. Sì, questo è oggettivo, se no non sarebbe conciato così il comune, non dovrebbe tornare alle amministrative e non ci sarebbero le condizioni anche di governo che purtroppo conosciamo.
c'è bisogno di tanta legalità, c'è bisogno di dare una forte sferzata con amministratori che sappiano anche rompere dei circuiti che sono viziosi tra politica e malaffare, tra politica e malavita, e su questo noi vogliamo essere di esempio. Avete già identificato qualcuno, un soggetto? Inauguriamo questa sera un buon circolo con tanta brava gente che sono qui a rappresentare la Lega. Poi nei prossimi giorni faremo le nostre proposte. Sono certo che oggi stiamo mettendo un seme che darà futuro alla prossima generazione. Chi si impegna a fare politica con la Lega lo fa lavorando per la prossima generazione, rinunciando e facendo sacrificio ora, non per la propria ambizione, non per voler essere il presidente del circolo, il primo della classe, ma per mettersi a disposizione per dare un futuro alla prossima generazione. Chi ragiona lavorando, chi ragiona all'amicizia, chi ragiona come quelli che vogliono fare della Sicilia carne da porto per poter fare carriera politica, non vogliamo che entri in questa sala nessun circolo del re. Brava gente di Gela, io sono molto orgoglioso di essere qui oggi a rappresentare la Lega e a portarvi il saluto di Matteo Salvini. Vi dico, iniziate questo percorso, fatelo, lo dico all'amico Spada, iniziate questo percorso, fatelo fino in fondo con determinazione. Noi non lasceremo solo nessuno. Chi fa parte di questo progetto avrà il supporto e il sostegno a qualunque livello da parte della Lega. Che si tratti di portare poliziotti nuovi, freschi, a Gela, che si tratti di portare una nuova caserma dei carabinieri a Corleone, che si tratti di andare in qualsiasi parte d'Italia. Questa è la forza della Lega, per essere tutti a catena, forti, uniti e determinati. Grazie a voi per la forza che siete venuti a questa sera.